l'Italia che cambia siamo noi. Figli della libertà è un racconto di famiglia sulla nostra scelta educativa fuori da quelle che sono le normali, il normale immaginario di scuola. Nello specifico è la storia di una mamma, un papà e una bambina che chiedono di non andare più a scuola, e visto che si può fare, visto l'educazione essere obbligatoria, non la scuola, e noi abbiamo scelto questa strada e ci occupiamo di documentario, abbiamo detto può essere una bella idea quella di raccontarlo in prima persona. Ci siamo trovati anzi a vivere un'idea di scuola completamente diversa e abbiamo deciso di raccontarla. Ovviamente una scuola diversa ti mette molti dubbi, perché quando sei fuori da quella che è la strada ordinaria i dubbi sono molti di più, e quindi è un racconto di dubbi anche. La nostra scelta si chiama Officina del Crescere ed è una comunità educante a Genova. Legalmente i bimbi sono in homeschooling, quindi fanno scuola a casa, però si trovano insieme in pluriclasse dai 4 agli 11 anni e con degli educatori che aiutano i bambini in un ambiente preparato, questo è molto montessoriano, a trovare le proprie passioni e quello che desiderano fare. E desiderare fare potrebbe anche essere giocare a calcio tutto il giorno, che male c'è visto che sei un bambino che ha deciso che la strada è quella di imparare a leggere e a scrivere a 6 anni. La cosa più importante è che la scuola non è un obbligo, ma è l'istruzione dei figli ad essere un obbligo, quindi ognuno può e deve prendersi la responsabilità di scegliere per il figlio l'educazione che più rispecchia lui come essere umano, può essere di tutto. Mi viene in mente Danino Dolci quando dice ci sono bambini che hanno bisogno di essere accompagnati per mano, altri che hanno bisogno di essere premiati, altri che hanno bisogno di avere la realtà in faccia, altri che hanno bisogno di giocare, poi alla fine ognuno cresce solo se sognato, quindi si è ascoltato. Cioè l'esperienza più grande che ti arriva è scoprire verità diverse dalla tua e entrare come essere umano, come documentarista in sintonia con quelle e capire le motivazioni di chi la pensa in maniera diversa da te. A me è successo quando ho incontrato l'homeschooling, dicevo chi sono questi matti, no? E dopo 2 anni lo stavo facendo anch'io. E poi per poi magari cambiare di nuovo idea, comunque credo che in questo momento abbandonare le proprie certezze sia fondamentale. Generalmente il pubblico che guarda il film è soddisfatto, quello che mi spiace è che spesso chi viene è già perché più o meno ha questo sentore, quindi viene un po' per confermarsi le sue idee. È difficile, però spero che questo avvenga, che anche chi non è d'accordo e vuole portare la sua opinione venga a vedere il film. Anche gli insegnanti che vengono, e sono tanti, spesso sono insegnanti che già stanno lavorando in una direzione, dicono ah che bello, non sono solo. Il nostro sogno è quello di portarlo nelle scuole, ma non per detonarle, ma per far sì che possa essere uno strumento di dialogo fra un insegnante preparato e dei ragazzi che possono mettere in dubbio il sistema autoritario, perché bisogna essere obbedienti per imparare, ad esempio, no? Se ne può discutere in maniera proficua. Il film è stato interamente realizzato in crowdfunding, le persone hanno deciso come supportare il film. L'idea era di raggiungere 45.000 euro per coprire tutte le spese di produzione, e fatto questo il film sarebbe stato liberato, ovvero sia sarebbe diventato il film e tutti gli extra di pubblico dominio. Non ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati a un po' meno, però ora il film mi è piaciuto, quindi gira nei cinema, ce lo chiedono in DVD. Appena ci saremo realmente pagati tutte le spese, il film sarà di pubblico dominio, e questo ci sembra anche molto interessante, molto in linea con un nuovo tipo di economia. La scuola che cambia è la scuola dove il bambino è ascoltato. Più ascoltato non vuol dire che ha ragione, però ascoltato è fondamentale. Non so quante volte il bambino è ascoltato, ma non solo a scuola, anche a casa. Quest'Italia che cambia non può.
puoi fermarla ormai, quest'Italia.